Il meglio degli eventi sportivi. I giovani, sia maschi che femmine, sono stati invece gli assoluti protagonisti della domenica in quel di Torre Canavese in occasione della seconda edizione del Memorial Marco e Fiorella da Trino. La cosiddetta linea verde del ciclismo fuoristrada tricolore si è data appuntamento per la gara allestita dal Team Rock a partire dalla mattinata del 6 marzo, dando vita così alla prima prova del campionato italiano di società aperto appunto alla mountain bike. Sono stati ben 560 gli atleti delle categorie esordienti e allievi, suddivisi in varie partenze, che hanno affrontato il bel percorso che si sviluppa sulle colline della nostra zona, già teatro una decina di anni or sono dell'assegnazione dei titoli nazionali di specialità. Una vera e propria invasione, in senso buono, sempre nel pieno rispetto delle regole, imposte dal periodo pandemico, per una competizione che è stata a momento di ripartenza sia per il territorio che per la disciplina della mountain bike italiana. Alla fine della giornata, grazie alla somma dei punti dei ragazzi impegnati al comando della classifica per club, si è piazzato il Le Marmotte Loreto, il quale ha preceduto il Sunshine Race Arnals secondo e il James Bike della Team Buia risultato terzo. Nella top 10 figurano poi due team della Valenza Piemontese, ovvero la ciclista Rostese e il Cicli Fiorin, classificati rispettivamente all'ottavo e al decimo posto, mentre in dodicesima posizione, pari merito, è giunto il team Cicloteca di La Cassa. A livello individuale, per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze della zona, da rimarcare il terzo posto di Serena Bassignana, della Rostese, tra gli allievi 1, la medaglia di bronzo virtuale e la quarta piazza invece del duo targato Cicloteca, composto da Sara Bertino e Sara Ghirello. Da segnalare, in occasione delle premiazioni, la presenza del consigliere regionale, nonché canavesano doc, Claudio Leone, il quale, oltre a portare il saluto dell'ente e a esprimere la sua soddisfazione per la riuscita della competizione, ha voluto premiare la società organizzatrice, per quanto fatto, al fine di far conoscere il territorio canavesano e non solo. Degli eventi sportivi.